Silenzi, balbettii, occhi bassi, isolamento. La diagnosi dell'autismo non è immediata. Non c'è alcun difetto fisico che si possa individuare a occhio, né un problema di salute evidente da curare. In Italia gli autisti ci sono milioni, ma di numeri certi non ne esistono. Gli ultimi dati americani parlano di un bambino ogni 50. A loro è dedicata la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita dall'ONU il 2 aprile. Per l'occasione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha annunciato che realizzerà un centro diurno per 8 o 10 persone. E visto che in età scolare gli autistici vengono assistiti da insegnanti di sostegno, la struttura sarà dedicata a ragazzi di un'età compresa fra i 17 e i 25 anni. La Fondazione, inoltre, si farà carico della ristrutturazione del fabbricato che ospita il Dopo di Noi, dedicato per ora a 9 disabili e che ha a disposizione degli spazi inutilizzati. Qui sorgerà il nuovo centro per autistici. Per venerdì, intanto, è stato organizzato un convegno alle ore 17 nella sede di Via Montevecchio, in collaborazione con il Comune di Fano e l'Associazione Onfalos Autismo e Famiglie. Noi costituiremo, realizzeremo delle opere a spese della Fondazione, pensiamo di contribuire in questo modo non a risolvere un problema, ma comunque a dare un contributo positivo. E devo dire che la Regione Marche, con la quale abbiamo parlato, siamo andati insieme con l'assessore Bargnesi a parlare col dottor Mannucci, ci ha dato buone speranze per avere l'accreditamento di questa struttura. 8-10 persone fra i 17 e i 25 anni, maschi e femmine ovviamente di ambi i sessi. E per sensibilizzare l'opinione pubblica si illumineranno di blu, da venerdì a domenica, la facciata della sede della Fondazione Carifano e alcuni monumenti della città. Il dato che ho io è il numero di soggetti che sono stati visti dal Centro Autismo di Fano, che è un centro regionale che comprende anche persone fuori regione. È un dato che riguarda il periodo che va dal 2003 al 2011. A fine 2015, che è di circa 1500 soggetti autistici visitati. Regolarmente poi vengono seguiti 220 marchigiani, più di 80 inoltre, sono le persone in lista di attesa, fra queste anche bambini di soli 20 mesi. Quali sono le difficoltà che incontrano quotidianamente le famiglie di queste persone? La prima difficoltà è che è un disturbo che dura per tutta la vita e che dura e permane nelle sue gravi disabilità, che sono molto frequenti, e anche nelle sue bizzarrie, nei suoi comportamenti problematici. Ancora nelle Marche non c'è nulla di dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti. E siccome questa disabilità richiede una, io la chiamo formazione continua, cioè una presa in carico per tutta la vita, perché sennò queste persone perdono competenze, è necessario pensare di impegnare altro lavoro e altro denaro per i più grandi e per i grandi, proprio per modificare la storia di questo disturbo.